Ciao a tutti e bentornati sul canale. Ve lo avevo promesso ed ecco il video dedicato alla metropolitana di Mosca. Ma perché fare un video solo su un mezzo di trasporto? Perché, come potete intuire, non è una semplice metro. Infatti, in questo video vi elencherò i 5 motivi per cui quella di Mosca si può considerare la metropolitana in assoluto più bella del mondo. Basta guardare la sua mappa per capire che la metro di Mosca non ha nulla da invidiare come estensione a quelle, per esempio, di Londra oppure di Parigi. La città è strutturata da anelli concentrici che partono dal Cremlino e si allargano fino alla periferia. La metro li collega e riesce a raggiungere anche i luoghi più lontani dal centro, come ad esempio la fortezza di Ismailova, sede del famoso Vernissage. Ma oltre che essere molto estesa in quanto a superficie, lo è anche in quanto a profondità. Vi assicuro che soffrendo di vertigini mi faceva un certo effetto stare su una scala mobile così dannatamente ripida. D'altronde, come il Tamigi di Londra o la Senna di Parigi, anche qui c'è un fiume sotto cui si è dovuto scavare un bel po'. Alcune stazioni hanno quasi 100 anni, ma non si direbbe dalle loro condizioni. La città infatti ci tiene molto alla loro manutenzione. Non c'era una singola crepa nelle piastrelle, nemmeno una lampadina fulminata. Anche le stazioni più recenti sono ben curate, pulite, tenute in ottimo stato. Alcuni treni forse sono un po' datati, ma una cosa che mi è piaciuta parecchio è che sulle pareti delle carrozze si trovano spesso dei testi con dei piccoli aneddoti riguardo ad esempio alla storia, al teatro o al cinema, che ti fanno passare il tempo durante il viaggio. Beh, su questo punto direi che le riprese possono parlare da sé. Più che stazioni sotterranee, sembrano quasi le sale di un palazzo principesco, voi che ne dite? La metropolitana è stata costruita e aperta negli anni sovietici, nel 1935 per la precisione, ovvero durante quegli anni in cui la propaganda politica e sociale era parecchio importante. E questo spiega i tantissimi monumenti perfino nelle stazioni più piccole e meno centrali, che commemorano ad esempio le lotte dei lavoratori, il popolo unito per i suoi diritti, le rivoluzioni e così via. Ne è un esempio la stazione dell'anno 1905, proprio questo è il suo nome, che all'entrata questa enorme composizione in bronzo al ricordo proprio della rivoluzione del 1905, che tra l'altro fu repressa con brutalità. E proprio la presenza di tutti questi monumenti permette di ripercorrere alcune delle tappe principali della storia russa, nonché delle figure che l'hanno maggiormente segnata, come ovviamente Vladimir Ilyich Lenin, la cui faccia tra l'altro si trova abbastanza ovunque. Comunque, tanti sono anche i mosaici o gli affreschi che raffigurano scene della vita russa, come danze di campagna, strade cittadine o anche eventi storici importanti, che danno non solo un tocco di colore, ma anche di unicità a ogni stazione metropolitana. E anche questo video termina qui, come sempre vi ricordo di iscrivervi per non perdere i prossimi episodi della serie e se il video vi è piaciuto di lasciare like. Commentate anche se volete, fatemi sapere se anche secondo voi questa metropolitana merita il titolo di essere la più bella in assoluto in tutto il pianeta. E quindi noi ci rivediamo al prossimo video.